Padre Fiorino, oggi un incontro importante dal sacrificio del magistrato Giovanni Falcone al nostro impegno contro l'illegalità. Che segnale oggi dal seminario vescovile di Mazara con il suo impegno attraverso il progetto I Giusti di Sicilia per combattere un fenomeno che ad oggi non sembra del tutto estinto? Innanzitutto vuole essere una memoria riconoscente, no? Perché con Giovanni Falcone, ricordiamo, sono morti Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, tre agenti della Polizia di Stato. Oggi è la festa della Polizia, non a caso noi abbiamo voluto unire questa giornata. E poi perché, come dice il manifesto che abbiamo fatto, per non dimenticare ma anche per responsabilizzarci, perché come è stato detto la lotta contro la mafia, contro questa mentalità, prima di essere un'organizzazione criminale, la mafia è una mentalità, un modo di pensare e di agire violento contro la dignità della persona, contro la libertà. Perciò noi tutti dobbiamo impegnarci, come diceva Giovanni Falcone, ognuno facendo il proprio dovere contro l'illegalità, contro la corruzione, contro la mala politica, perché i fenomeni, la mafia è legata poi a certe distorsioni del vivere civile. Attraverso cosa i giovani possono imparare a combattere la mafia, ma qualsiasi altra forma di illegalità che alla mafia si avvicinano? Innanzitutto facendo il proprio dovere, cioè se io sono studente, se io sono lavoratore, se sono in ricerca di un lavoro, ecco, non accettare compromessi, non accettare che qualcuno mi schiavizzi, che qualcuno mi tratti come un cliente elettorale, perché sennò da lì poi si inizia a deviare e a vivere illegalmente, a vivere poi contro anche il buonsenso e il rispetto dei diritti delle persone. Secondo lei è vero quello quanto afferma il procuratore? Procuratore di Palermo Di Matteo, secondo cui alla mafia di oggi non interessa più commettere stragi per quanto invece arricchirsi economicamente. Secondo lei questo punto di vista? Questa è una strategia che è già provata da tempo. Chiaramente il momento in cui la mafia ha tentato una strategia stragista, uno scontro con lo Stato, ha creato la reazione dei cittadini, una reazione che non è stata in grado di sopportare. Ovviamente l'interesse, la finalità della mafia è sempre quella di svuotare di contenuto le istituzioni, la democrazia, dare ovviamente accumulare ricchezza, quella è la finalità. Se le strategie violente sono di ostacolo, la mafia ha cercato di mutare e in qualche modo farci ritenere che sia un problema superato. Una volta si diceva che la mafia non esiste, adesso si dice che la mafia è sconfitta, ma la strada è ancora lunga. Ricordare Falcone significa ricordare chi ha aperto la strada, chi ha ispirato una generazione di magistrati e ci sprona a continuare su quella strada e a cercare di capire sempre meglio un fenomeno sempre in trasformazione come la mafia. Lui ha dato un metodo ed è un metodo, un esempio sia per i magistrati che per tutta la cittadinanza. Beh, ogni giorno facendo il proprio dovere, applicando quelle che sono le regole, soprattutto pretendendo che si applichino le regole, far sì che, come dire, i diritti non restino sulla carta ma si applicano tutti i giorni. In fondo, se ognuno facesse il proprio dovere non c'è bisogno di eroi, perché la responsabilità è ripartita su tutti e non possono uccidere tutti.